La crisi economica e l'aumento della disoccupazione sono stati al centro del 24esimo congresso nazionale delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani, che ha visto la partecipazione di una pattuglia di 17 delegati provenienti dalla provincia di Brescia. Noi a Brescia rileviamo, non diversamente dal resto dei territori italiani con i quali ci stiamo confrontando in questi giorni, gli stessi problemi. La difficoltà a trovare lavoro, la difficoltà che si traduce poi in disagi sociali per le famiglie, in imprenditori che si suicidano, in difficoltà concreta di arrivare a fine mese. Secondo le ACLI l'Italia uscirà dalla crisi entro i prossimi 3 anni, ma in condizioni peggiori di prima, e comunque tra 10 anni saremo più poveri. Dal sondaggio emerge che una spesa imprevista di 100 euro manderebbe in crisi il bilancio familiare per 6 italiani su 10. Il tasso di occupazione dei giovani tra i 25 e i 29 anni con almeno un titolo di studio universitario è in Italia il più basso tra i paesi europei, 55,6% contro una media dell'80%. E quindi troviamo giovani che nel giro di 2 o 3 anni hanno già cambiato 6 o 7 datori di lavoro, che sono a spasso e che non riescono, soprattutto in alcune lauree, proprio a trovare un'occupazione stabile. L'abbigliamento ha perso in 3 anni oltre 6.000 aziende, l'alimentare 4.600, il comparto del mobile quasi 3.200, il tessile 2.600, il segmento pelle 2.400. Tra il 2009 e il 2011 sono 250.000 le imprese in meno nei settori del commercio, agricoltura, manifattura e costruzioni. Che cosa si sente di dire al governo? Certamente, noi lo abbiamo detto già tante volte, l'aspetto economico diventa fondamentale, ma ci sembra decisivo di più l'aspetto dello sviluppo e soprattutto per quello che sta a cuore a noi, la difesa delle fasce più popolari, che sono quelle con le quali abbiamo più rapporti.